ufficialmente aperta la sfida ai partiti e a Monti. Ai partiti per trovare qualcuno migliore di Santoro Freccero. Possono trovarlo, se lo trovano benissimo, che lo trovassero. E poi a Monti, perché veramente la trasparenza dovrebbe essere un principio base, ma in questo paese diventa un principio rivoluzionario. Noi siamo qui a sostenerlo e sicuramente quindi di imporre la pubblicazione dei curriculum dei candidati e quindi di permettere ai cittadini di avere una RAI libera dal potere dei partiti. Cos'è che io trovo, diciamo, da correggere in questo momento, in maniera, cioè, beh, siamo alleati, però insomma possiamo anche formulare qualche critica, il fatto che l'intervento del Presidente del Consiglio in questo momento, come sembra, debba venire dopo le scelte fatte dai partiti. No, questo io penso che sia completamente sbagliato, cioè ritengo che sia un dovere del Presidente del Consiglio dare le sue indicazioni subito, in modo tale che i partiti siano costretti a seguire il suo esempio. Aprendo le nomine in qualche modo al mondo del lavoro, al mondo di chi fa i programmi, non di chi fa il trombone, ma di chi fa i programmi, si può vincere questa battaglia. Sicuramente il primo elemento è quello di rendere, di aprire, diciamo, la rete amicale del nuovo pubblico. Credo che divenga essenziale, cioè per esempio un programma come Vieni via con me è fondamentale che sia ospitato dalla direzione ammirata della RAI, la RAI 1. Questo non vuol dire che un professionista come Bruno Vespa non debba più lavorare in televisione. Assolutamente. Potrebbe essere molto interessante, per esempio, che lui andasse a fare quel famoso programma in prima serata che ha sempre invidiato a Santoro, cioè su Rai 3, per esempio, sarebbe una cosa importante. Cioè un anno zero di Bruno Vespa, cioè un punto di ritorno fondamentale, così come Ferrara non è così necessario che sia l'osso del TG1 che deve lavorare per lui, può lavorare lui per gli altri, per esempio in una fascia notturna che so, direi 3, alternandosi con Lucia Annunziata. E io credo che questo vai come adesso invece si debba in qualche modo salvare il servizio pubblico. E seconda cosa, e si salva naturalmente facendo un prodotto che possa in qualche modo essere contemporaneo